Wahekuju, ben ritrovati la vostra Andrea Nicola in questo nuovo episodio di Yo-K Watch Blasters. Oggi si continua questa missione, questo capitolo. Andiamo ad affrontare una volta per tutte la vecchietta Charla Terrore, la bellissima vecchietta Charla Terrore, direi che è una donna stupenda. Ma prima di farlo, Pirati di San Fantastico. Vai, andiamo in missione. Ovviamente i miei yokai sono tutti quanti a livello 30 e superiore, perché non potevo continuare a livello 25 ancora. Ero ancora a livello 25, ho grindato un bel po', quindi l'ho potenziati. Bene, bene. Ah, già vedo dov'è il pericolo. Mi precipito lì, signor sergente quadro. Spedizione! Sì, sì, tranquillo, sto arrivando. Guarda, già carico il colpo. Vai. Ehi, ehi, c'è un altro. Ma compaiono man mano che li sconfiggiamo? Oh, ma quanti ne sono? Ehi, sì, va bene. Che succede? Ma cosa? Ragazzi, qualcosa non quadra, eh. Ha fatto? No, ancora no, Goro Goro. Non finiscono più. Non finiscono mai. Ha obiettivo completato, bene. Maledetti, me ne ricorderò. È stato difficile, ma ora la tartaruga è al sicuro. Sto bene adesso, è tutto per merito vostro. Ah, ok. Ma giù per il tubo, cos'è, una citazione a quel film? Che non era neanche granché. Solo quei nemici c'erano da affrontare. Abbiamo fatto molto in fretta. Giù per il tubo. Grazie, mi avete salvato. È quello che facciamo nei Blasters. Wow, davvero, siete veramente il massimo. Ah, giusto, vorrei ringraziarvi per avermi aiutato. Chiedete di venire con me da Otohime. Davvero, Otohime, davvero? Che invidia! In quale voce? Questa situazione mi ricorda qualcosa. Immagino che tu stia pensando alla storia di Odisseanian. Ma cosa? Ci rubate le nostre reference. Ma non hai tutta una tartaruga dal guscio molle. Era una tartaruga normale, ninja. E poi era stato portato in un castello in fondo all'oceano. Dove una principessa bellissima e una festa sfarzosa erano lì ad attenderlo. Credete che parteciperemo a un delizioso banchetto? Una principessa bellissima, chissà che aspetto ha, miau. Noko Noko! Che invidia! Come Noko Noko? Ma che invidia, era Ovoio. Comunque non potrete incontrare subito Otohime. Per farlo dovrete prima sconfiggere i guardiani del mare. Guardiani del mare? Chi sono? Giù per il tubo! Beh, ultimamente hanno dovuto aumentare la sicurezza. Solo i più forti che hanno dimostrato di essere all'altezza di Otohime possono passare, ma noi siamo forti, no? Quindi stai dicendo che ti serve gente forte e affidabile? Beh, niente di più facile considerando quanto siamo diventati forti. Oh, cielo! Capita sicuramente a fagiolo. In questo caso sarò felice di accompagnarvi da Otohime. Otohime dovrebbe essere principessa. Hime dovrebbe essere principessa. Però andiamo da... Pericolo infinito, ferme nonno fame? Ma no... Andiamo incontro con Otohime. La tartaruga ti porta da Otohime. Ha una forza sotto. Ma la vecchietta? È Charla Terrore? Ok. Deve essere una donna bellissima allora. Io Charla Terrore l'ho vista e non era un granché, Anzi, mi faceva abbastanza paura. Che è questi suoni? Beh, abbiamo diverse gentacce da sconfiggere, Proprio ce la vogliono far sudare questa festa in fondo al mar. Alga Cabana, quindi è un maschio, pensavo fosse femmina. Ma non perché è vestito da femmina, così. Perché siccome era mi sembra, vicino a Tanz, allora ho sempre pensato che fosse femmina. Chi è questo? Acqueo. Compare anche in un episodio che è stato censurato. Hanno tagliato praticamente 2 minuti di episodio
perché praticamente Nathan e i suoi amichetti avevano animali marini a posto dei pantaloncini a costume, quindi hanno tagliato una buona parte di episodio. La parte più l'unica parte divertente. Io rivaluterei molto chi censura gli episodi, Farei lavoro, farei assumere qualcun altro io, Molto. Non dico nulla, però. E 4, ci siamo quasi. Molto bene, anche Otoime sarebbe d'accordo con me. Rabbio tonno. Sono un guardiano del mare, che sorpresa. Perché che sorpresa? E questa era l'ultima guardia, abbiamo finito. Vi siete certamente arrivati all'altezza, raggiungete la spiaggia. Ecco, siamo in spiaggia, ma dov'è Otoime? Signore e signori, abbiamo un nuovo sfidante, ecco a voi Otoime! Un ring! Ha-ha! Yokai Watch! Dimmi. Ma cosa? Ma non può essere lei! Ma non è giusto le proporzioni! No, non è... è tutto sbagliato! Perché quelle proporzioni fatte così male? Cosa succede? È uno yokai sbagliato. Charla terrore. Certo, però che fa male, Ma cosa? Cioè, ha le braccia super muscolose. E il corpo è tutto piccolino. Ma cosa, dimmi. Non rifiutate il mio affetto, ma lo rifiuto e come il tuo affetto? Vai, Energy Max! Ragazzi, stiamo facendo un bel po' di danni, Non sottovalutiamo questa cosa. La marea ha portato un intruso. Dimmi che dov'è che lo sistemo subito, lo sistemo, va. Dov'è? Ah, è già scomparso. Eccola, sta andando. È apparsa una sfera G. Presto raccogliete, ma che raccogli. Che raccogli, guarda che forno. C'è un forno a posto della bocca. Che cosa ho preso? Ma dai! Per favore! Vabbè, ce la prendo lo stesso. Ve la cavate? Dimmi, mi sono innamorata. È ora di andarcene da qui, via! Beh, non voglio leggere quello che dice Gibanyan perché ho paura. Ho paura di Charla Terrore. Si è innamorata di noi. Ma... no, grazie. Se avesse tipo 100 anni di meno, forse. Vi dico forse, bisogna vedere com'è. E magari con le braccia un po' meno muscolose che mi fa un po' paura, sinceramente. Rango Blasters 7. Pochi punti però, insomma, tutto fa brodo. Moneta rosa. Vediamo un po'. Che vacanza divertente! Certo, non avrei mai pensato che Otohime fosse Charla Terrore. Non ci credo, abbiamo battuto quella vecchia, miau! Ma chi ha detto miau? Sempre... Gibanyan era? Siamo proprio una forza, miau! Oh, cavoli, a proposito! Che ha di tanto straordinario questa Otohime? Otohime è bellissima, ha un fisico da sogno! Quei suoi muscoli, ah che meraviglia! Da dove vengo io tutti ammirano la bellezza dei muscoli. Andiamo! Ma che? Ma allora perché sei venuto qui, Tartarcordo? Perché sono venuto qui? Sì, ora ricordo!
a dire il vero, Tim mi ha incaricato di darvi un regalo. Ecco, è un vaso di Pandora. Ma se lo apriamo non usciranno tante cose brutte? Oh, davvero? Ve l'ho detto che è un vaso di Pandora? Direi di sì, hai detto vaso di Pandora. Bene, allora il mio compito è finito. Ah, è scappato. Per mille giravolte è un vaso costosissimo. Sembra che ci sia andata bene questa volta. Oh, non ho azzardato ad aprirlo, è un vaso di Pandora. Che dici? Che senso ha fare un regalo se poi non si può aprire, miau? Sì, infatti. Assolutamente no, se apri quel vaso succederanno delle cose brutte. C'è un biglietto attaccato al vaso. Usatelo per diventare ancora più formidabili. Che c'è? Che cosa credi che voglia dire? Apriamolo e lo scopriremo. Non dovete aprirlo. Che cavolo? Neanche per sogno, credevo di essere stato chiaro. Dalla scatola esce dello strano fumo. Oh no, che vi è successo? Magari fosse possibile. Miau? Però sono vecchi. Prossimamente finisce così. Ai tempi era ancora la cara vecchia Pandora del passato. Ai tempi. In altre parole, dobbiamo ritornare nel passato. Andiamo! Una voce così non può che essere di Maximus! Capitolo 8, il segreto della formazione Blasters. Non perdetelo! Anche volendo non potrei perdermelo, Gibanian. Wow, il prossimo capitolo quindi arriva Overdian e... E poi dobbiamo scontrarci con Vuxillo. Molto molto bene, molto bello. Mi arrenderò un bel po'. Ad ogni modo, Fudge, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.